E queste sono le corse automobilistiche. Purtroppo non ci si può fare nulla. Mentre sta concludendosi la gara, è sceso dal tetto Pier Carlo Ghizzani, che al sole della California, oggi giornata solata seppur ventosa, ha visto la corsa dal vivo. Che impressioni hai avuto mentre in questo momento taglia vittoriosamente il traguardo Nelson Piquet e aspettiamo in sovrimpressione una classifica che ci auguriamo definitiva? Sono molto contento per Nelson Piquet, che questo risultato se lo meritava. Per quanto riguarda la corsa, è stata una corsa molto dura, da quello che si è visto, è stata modificata da ampi cambiamenti durante il suo percorso. In tutti i modi è stata, se non altro, molto movimentata e eccitante. Ecco, Nelson Piquet si è fermato, è la prima vittoria in un gran premio titolato per il pilota brasiliano. Bernie Eccleston non porta il cappellino come Colin Chapman, non so che cosa avrà lanciato per aria, ma sono sicuro che questa per lui è stata una vittoria particolarmente importante. Secondo me ha gettato per aria un dollaro. Scende la vettura e sale probabilmente sulla macchina che gli farà fare il giro d'onore per questo Gran Premio. Sembra calmo Nelson Piquet. La corsa è stata sicuramente molto dura, giustamente dice Ghizzani, molto faticosa, ma osservate il sorriso disteso di Nelson Piquet, che evidentemente ha condotto calma. Mentre intanto vedete Riccardo Patrese che sale anche lui. Una giornata molto felice per i colori italiani, ma nello sport quello che non va bene oggi potrebbe andare bene domani. L'appuntamento è, credo, se ben ricordo, il 4 maggio a Zolder per il Gran Premio del Belgio. Ed ecco i tre piloti, per cui, come vedete, c'è anche un Fittipaldi. Piquet, Fittipaldi e Patrese. E aspettiamo se ci danno la sovrimpressione della graduatoria finale di questo Gran Premio di Long Beach. Parlano tra di loro, si scambiano, si segnano. Ecco, naturalmente, siccome il Gran Premio si chiama Toyota, il mezzo sul quale sono i piloti è Toyota. E v'è da dire, v'è da ricordare anche per coloro che si interessano di automobilismo, che i giapponesi negli Stati Uniti stanno facendo passi da gigante, vendono come vogliono e ottengono risultati eccellenti. Fa anche piacere che con quel senso dello sport che hanno gli americani, forse in Europa nessuno avrebbe permesso di chiamare un Gran Premio con il nome di una casa che vende, che esporta nel paese tante automobili, ma gli americani sappiamo come sono fatti, per cui evidentemente hanno fatto anche loro dei conti, dei calcoli. Può anche darsi che la Toyota abbia speso di quei 2 miliardi che è costato a questa corsa qualcosa, indubbiamente sensato. Purtroppo non arrivano le sovrimpressioni con la classifica finale, aspettiamo ancora qualche minuto. Qui sono le ore 16. Ecco i piloti che salutano. Fittipaldi forse sicuramente non pensava assolutamente che si sarebbe ritrovato alla fine della gara in gara e in graduatoria nei primi sei. Ci sono due brasiliani su quel veicolo e un italiano. Sul circuito è sceso il silenzio, le macchine ormai sono tutte ferme, la gente comincerà a sfollare, prima invaderà la zona dei box che non esiste, perché praticamente i box non esistono, è una strada che viene occupata dalle macchine, dalle casse, dei pezzi di ricambio, dalle gomme, non ci sono box, è una strada, ripetiamo, occupata per questa necessità.
Nella classifica mondiale, Poltronieri sta scrivendo la classifica mondiale, vediamo di darvi le posizioni. Piquet e Arnoux, 18 punti. Jones, 13. E poi se è secondo, Patrese è quarto. Se Patrese è secondo, viene quarto con 11 punti. Con 8 punti. Con 8 punti diventa quinto con 8 punti. A quinto con 8 punti, Patrese, se è secondo, se come speravamo, come sapevamo prima, vediamo una macchina recuperata da un carro attrezzi. Qui ci sono dei mezzi elettronici, tutto funziona alla perfezione. Quando hai bisogno di sei nomi e della classifica, neanche a farlo apposta non arrivano più. Ieri durante le prove avevamo tutto al secondo, scritte, non scritte, i tempi, i distacchi. Adesso che abbiamo bisogno di una classifica, che non dovrebbe poi essere molto difficile, evidentemente, chissà, staranno pensando ad altro oppure ci saranno dei controlli da fare.